Ciao a tutti ragazzi, qui è Vizio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo episodio del Formula 1 Day. Anche oggi si torna nel passato, devo dirvi nello specifico, si torna alla mia infanzia. Perché queste qui sono ragazzi le due Ferrari con i due piloti Alesi e Berger che mi hanno fatto per la prima volta innamorare della Formula 1. Infatti i miei primi ricordi di questo sport ce li ho proprio con questi due piloti e con queste due auto che appunto oggi volevo condividere con voi. Ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist del Formula 1 Day, dove potete trovare degli episodi molto interessanti, devo ammettere, quindi mi raccomando, se ve li siete persi andateli a recuperare. Allora, come detto, oggi raga, Berger e Alesi, quando ho capito di Formula 1, quando ho ricordi di Formula 1, c'erano loro e c'erano queste due auto. Ora noi ce le andiamo ad aprire, una perché l'altra ovviamente già è aperta. Come sempre vi darò un bel po' di informazioni sulle due auto e spero che vi possa interessare. Magari se ci sono dei coetanei miei, insomma delle persone che hanno la mia stessa età, sicuramente potranno capire quanto sono affezionato a questi due modellini. Dunque, spostiamoci sotto. Allora ragazzi miei, eccoci qui con questo episodio che come vi dicevo mi sta particolarmente al cuore, perché è grazie a queste due auto del 1994 e del 1995 se io poi mi sono appassionato così tanto alla Formula 1. Allora, iniziamo con la 412 T1 del 1994 guidata dall'austriaco Gerhard Berger. Allora, dovete sapere che nel corso dell'anno poi del 94 la 412 T1 fu sostituita dalla 412 T1B, che aveva delle pance laterali più larghe, delle prese d'aria più larghe, oltre a delle pinne deviatrici che permettevano all'auto di non surriscaldarsi molto, perché uno dei difetti di quest'auto fu proprio quello che si surriscaldava. Qui abbiamo la scritta appunto 412 T1, ma secondo me è la T1B, perché vedete, queste sono le pinne deviatrici di cui vi parlavo e anche insomma le pance laterali sono più larghe rispetto a quella, la prima versione insomma. Quindi secondo me è quella lì. Parliamo di una monoposto 12 cilindri a V da 800 cavalli, ragazzi miei, con la quale Gerhard Berger riuscì a vincere un solo gran premio in Germania, appunto aveva un po' di problemi di affidabilità. E alla fine la Ferrari riuscì a fare il terzo posto nella classifica costruttori. Quindi insomma una macchina abbastanza buona, diciamo, non ha fatto scalpore, diciamo così. Però comunque dai, quantomeno si è difesa. È bellissima per quanto mi riguarda, mi piace moltissimo il muso, sia il fatto che come potete vedere è molto largo, sia il fatto che il muso non è attaccato all'alettone anteriore, secondo me rendono questa macchina un design davvero bellissimo. Vi faccio vedere l'interno, guardate che bello peraltro lo scudetto del cavallino rampante, anche lo sterzo munito del simbolo del cavallino, molto bella, vedete la scritta, vediamo se riesco a mettervela bene a fuoco, di Berger, eccola qua. E quindi questa è la Ferrari del 1994, che vide vincitore per la prima volta nella sua storia Michael Schumacher su Benetton. Quindi non furono proprio degli anni meravigliosi per quanto riguarda noi ferraristi, però insomma immaginate che io ho conosciuto la Ferrari in quegli anni, quindi vedendo Schumacher vincere nel 94 e poi successivamente anche nel 95. Pensate quando la Ferrari annunciò Schumacher, che cosa poteva essere per me quella notizia, qualcosa di incredibile. Comunque ragazzi, ci spostiamo adesso, andiamo a vedere la 412 T2 del 1995. Come vedete questa macchina ragazzi io l'ho posizionata all'interno della Teca che fa parte della Formula 1 Auto Collection. Se però qualcuno di voi si sta chiedendo come faccio ad avere questa macchina, perché effettivamente non faceva parte di quella collezione, è perché è stata una custom diciamo da parte mia. Sono io ad aver preso una Ferrari della collezione Fabbri esattamente come quella e l'ho inserita in questa Teca. Quindi diciamo è una modifica che io ho fatto, peraltro se volete scoprire di più su come ho fatto vi lascio qui sopra un episodio del Formula 1 Day dove appunto vi facevo vedere come faccio queste modifiche. Allora, questa Ferrari ragazzi è sempre un V12 da 700 cavalli, quindi insomma di tutto rispetto, e fu una macchina diciamo caratterizzata da anche un'immensa sfortuna, raga, qualcosa di incredibile. Io mi ricordo il Gran Premio di Monza
con Alesi primo, Berger secondo, si staccò una telecamera dall'alettone anteriore di Alesi, che tranciò di netto una sospensione di Berger, causandone il ritiro. Qualche giro dopo si ritirò anche il povero Alesi, che aveva praticamente bruciato un cuscinetto. Ragazzi, una sfortuna incredibile. Questa è la Ferrari in cui Alesi, che ha caratterizzato la sua carriera da una sfortuna davvero assurda, ragazzi. Comunque, dicevo, riuscì a fare l'unica vittoria in Canada. E peraltro ci fu un mega litigio con la Ferrari da parte di Alesi quando gli chiesero di far passare Berger in un Gran Premio del Portogallo, se non sbaglio. Peraltro le Ferrari erano messe malissimo, quindi insomma non serviva. E volevo, vi ho preso questa clip audio che vi voglio far vedere, di appunto, anzi questa clip video di Alesi che si lamenta proprio per quanto successo in Portogallo, come vi raccontavo, l'aveva presa molto bene, diciamo. È una situazione che va all'incontro del bene della Ferrari, però io adesso questo non lo posso tenere più per me. Io Todd, quello che sta facendo mi dà veramente fastidio e andare avanti così non so se ce la farò. Adesso voglio chiedere ancora una volta a Montezemolo di fare qualcosa, però il presidente fa sempre il massimo per questa squadra, dobbiamo sempre rompere le balle a lui perché ci sono delle cose dentro che non vanno bene. Allora Todd, mi hai rotto le balle. E quindi sulle parole del nostro Jean Alesi io chiudo anche questo video con la F412T2 del 1995 e la F412T1 del 1994 di Gerhard Berger. Ragazzi miei, queste sono le Formula 1 che mi hanno fatto appassionare a questo sport. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like rosso fiammante come queste due meravigliose Ferrari. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se è stato interessante, se è stato bello scoprire questi due modellini. Lasciatemi sempre un commentino. Qui da Visio e dalle Ferrari di Berger e Alesi è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.